insegnano il professor Riccardi, il professor Saccoccio, che dal tuo libro ho imparato a studiare e approfondire la figura del mio avo, fra diavolo. Prima di iniziare, permettetemi due parole sullo splendido scenario che ci circonda. Come ci ricordava il direttore, l'ospedale Santa Maria degli Incurabili, nel quale è stato organizzato tale evento, cui il merito va sicuramente dato al professore De Biasi. Questo ospedale è una nutrita schiera di santi, ben 33 hanno legato il loro nome a quello dell'ospedale. Fra gli altri, in particolar modo, mi preme sottolineare Sant'Alfonso Maria di Liguori, già vescovo di Sant'Agata dei Goti, e San Giuseppe Moscati, che è nativo di Benevento e poi ha esercitato qui a Napoli, e che rifiutò una prestigiosa cattedra universitaria pur di rimanere in questo ospedale vicino ai suoi malati. La struttura ospedaliera, come sappiamo, non ospita però solo malati, ma è anche un vero e proprio complesso artistico, uno scrigno pieno di tesori d'arte, che speriamo di poter visitare appena finita queste relazioni, e in particolar modo, oltre alla farmacia monumentale, ma anche la Cappella dei Bianchi. Quest'ultima è così denominata perché appartiene ai Bianchi della Giustizia, compagnia sorta a Napoli agli inizi del Cinquecento, con lo scopo di assistere e confortare i condannati a morte. Proprio nella cappella di Santa Maria Soccorso in Missis è sepolto Fra Diavolo, fatto afforcare dai francesi l'11 novembre del 1806. Dopo questa breve introduzione, permettetemi ora di entrare nel vivo della mia relazione. Michele Pezza parla di Michele Pezza. Mi chiamo per l'appunto Michele Pezza e sono discendente di Fra Diavolo. Preciso da subito che la mia non sarà una difesa d'ufficio rispetto al titolo di questo incontro, Fra Diavolo, eroe obbligante, ma sarà un tentativo di ristabilire quello che i fatti e non l'interpretazione storica ci hanno consegnato su Michele Pezza detto Fra Diavolo. Sono medico specialista in dermatologia e venerologia e sono nel mio piccolo abituato a fare relazioni, ovviamente nel mio campo, l'ultimo al congresso nazionale di dermatologia che si tratta a Grosseto il 20 ottobre, ma vi confesso che quando mi è stata affidata questa relazione mi sono da subito reso conto che avrei dovuto necessariamente scavare nel mio animo e nella mia persona. Sappiamo infatti tutti noi che la maggior parte delle società ha creduto nell'importanza del nome, nomen est omen, recitavano gli antichi latini, per sottolineare cioè l'importanza che il nome ha su ognuno di noi. Il tuo nome è il tuo destino. E in esso vieni inevitabilmente unito a qualcuno del passato, nella storia, nella famiglia, nella religione, a volte con la speranza che il carattere della persona che ti ha preceduto resti in qualche modo connesso al tuo. Io non so quanto il carattere del mio avo sia arrivato fino a me, ma certamente il nome come tale, ogni nome, ha involontariamente un effetto, non può cioè restare senza effetto sull'unico nome, e ciò risulta, come detto, un imperativo. Dicevo che sono discendente di Fra Diavolo e la mia famiglia, da parte di padre, discende da Vincenzo Luca, fratello di Fra Diavolo, che ebbe due figli, Domenico e Francesco Antonio, i cui figli, Giovanni ed Enrico, cugini fra di loro, ebbero i miei bisnonni, Pia e Vincenzo. Essi, essendo figli di due cugini, portavano entrambi il cognome Pezza. Da Pia e Vincenzo nasce, fra gli altri figli, Michele Pezza, mio nonno, a cui devo tanto e la cui vita potrebbe essere oggetto di un seminario ad hoc, talmente è stata avventurosa e particolare. Michele Pezza sposa Anna Perrotti e sono nati 12 figli. Il nono è mio padre Enrico, che ha sposato Rita Zeppa, hanno avuto 5 figli, io sono il terzo. Dicevo che figura centrale è stata mio nonno, che nei suoi 92 anni di vita si è sempre battuto per far riemergere la verità sul nostro antenato, con libri, articoli di giornale ed interviste anche su reti nazionali. Se sarà possibile, no, no, successivamente, grazie. A fine della mia relazione farò sentire, se possibile, vi ruberò giusto un minuto. Ed ha conseguito due lauree, di cui una in lettere con tesi su Fra Diavolo. Lui ha ribadito non solo a me, ma a tutti i suoi discendenti, i fatti emersi dagli archivi storici di Fra Diavolo. In particolare, con la speranza di non tediarvi, permettetemi di focalizzare l'attenzione su alcuni punti fondamentali della sua vita, cioè vi voglio sottolineare solamente alcuni fatti storici della sua vita documentati negli archivi di Stato, che ci consentono di capire di chi stiamo parlando. Il 20 gennaio del 1798 viene accolta la sua domanda per commutare la pena inflitta agli per i due omicidi imputatigli accaduti in rissa del 1796. Anche qui si è molto parlato degli omicidi, dell'omicidio di Fra Diavolo, per cui si è reso latitante. Qui nell'atto ufficiale si parla di rissa, non si parla di agguato, e qui ci sarebbe da discutere, quindi come legittima difesa, ma comunque la si voglia interpretare. Fra Diavolo fu assegnato all'antico reggimento Messapia, e quando pochi mesi dopo l'armata napoleonica sparagliava in netto generale Mecco, comandante dell'esercito borbonico, il re, in un rispetto fuggiva, lasciando il regno, non
dicembre e, scortato dalla folla di Nelson, riparò con tutta la famiglia a Palermo. Napoli fu abbandonata a se stessa. Il vicario del re, principe Pignatelli, trattò la resa. Accusato dall'ira popolare, fuggì anch'egli a Palermo. Il generale Mac, comandante dell'armata napoletana, si consegnò ai francesi. In tanta viltà generale, soltanto il popolo insorse a difesa della propria fede e del proprio paese. Nell'eroica disperata insurrezione popolare, Fra Diavolo fu, citazione dello storico De Cock, il più formidabile capo degli insorti napoletani del 99. Episodio numero 3, di cui hanno parlato anche i relatori precedenti. Nel 1799 il governo si mostrava sordo a pagare le contribuzioni di guerra e le requisizioni di animali e generi alimentari ricevute nel nome del re, rilasciando regolare ricevuta. Il colonnello Pezza chiese nella persona del tenente colonnello Federico Salomone di vendere parzialmente la sua pensione per pagare con il ricavato di tasca propria i creditori, preferendo meglio patir lui e la sua famiglia che comparire impuntuale e sentirsi rimproverare di essere divenuto colonnello con gli aiuti e con i soccorsi esatti da essi creditori. Questo è quanto ci ricorda l'archivio di Stato di Napoli. A questa richiesta, con ordinanza del 4 luglio del 1802, si rispondeva: il re, cui fa ho fatto domanda del Pezza, comanda che delle spese non debba essere conto. Da questi documenti si denota la nobiltà e l'abnegazione del Pezza. Episodio numero 4, episodio di minore importanza, è la parte forse più borghese della vita di Fra Diavolo. Lui era a Napoli, aveva una sua pensione e tutti gli storici sono concordi nel dire che ci teneva a tenere un profilo basso. La sera del 25 luglio del 1804, in via Marinella, nel borgo Loreto, con i due figli eletti, Carlo e Maria Clementina, stava leggendo alcune carte da inviare, mediante il suo avvocato, al re di Napoli, sempre per questo famoso rimborso delle spese subite per il blocco di Gaeta e per la spedizione di Roma. Ad un tratto, dal balcone del quarto piano, abitato da Carmine Vittozzi, vennero buttate giù per ben 3 volte scorze di cocomero ed acqua, in modo voluto, sull'uniforme e sull'incartamento dei conti del Pezza, che venne ricoperto di insulti. Qualsiasi brigante o delinquente in una siffatta situazione avrebbe certamente deciso di risolvere con le maniere forti la questione. Fra Diavolo non si comportò come tale, denunciò l'accaduto alla competente autorità giudiziaria e nell'archivio di Stato di Napoli ci sono ben 60 fogli di questa querela che Fra Diavolo vinse, un regolare processo, Fra Diavolo vinse e i Vittozzi dovettero sloggiare dall'appartamento. Gli ultimi due episodi sono quello del 26 dicembre del 1805, nel quale il Napoleone, ormai padrone dell'Europa, emana un proclama che diceva, fra l'altro, che la dinastia di Napoli ha cessato di esistere. Pertanto, il 15 febbraio del 1806, Napoleone entrò a Napoli senza colpo di piede. Fu in questo periodo che si verificò un simpatico episodio narrato dagli allochi, nel quale racconta che verso la metà di aprile un gruppo di dame francesi in viaggio da Roma a Napoli per raggiungere i mariti, ufficiali in servizio, fu catturato dagli insorti e condotto alla presenza di Fra Diavolo, ed il giorno appresso, dopo aver concesso loro la più rispettosa ospitalità, egli le fece accompagnare a Capua. Il comandante di quella piazza spedì a Fra Diavolo una lettera di ringraziamento per il cavalleresco comportamento, lettera che fu ritrovata tra le carte dei guigli del guerrigliero quando fu catturato. L'ultimo episodio, il più famoso, è stato già citato dai relatori precedenti, quando in questo processo burla, potremmo dire, fu celebrato questo processo a Castel Capuano. Il suo avvocato era Francesco Lauria, avvocato filo francese, e Fra Diavolo fu condannato a morte. Prima di morire, Christopher Saliceti, usando blandizie, cercò di indurlo a compromettenti confessioni e gli si propose di servire nell'armata francese, conservando il grado di colonnello di gendarmeria, titoli, pensioni ed ogni altra cosa già concessa da Re Ferdinando, obbligandosi solo a mantenere l'intera tranquillità del regno. Fra Diavolo rispose che prima 1000 morti avrebbe desiderato che mancare alla fede data dal proprio sovano, il quale per niuna causa avrebbe tradito. Ricordo che al momento della morte Fra Diavolo era giovane padre di 2 figli piccoli. Da questi punti salienti della sua vita emerge chiaramente che stiamo parlando di una persona che aveva degli ideali per i quali si batteva in modo onesto e leale. Si può poi discutere se la parte storica scelta da Fra Diavolo fosse quella giusta, per me lo era, perché lottava per la sua patria contro un invasore, ma l'etica dei comportamenti ci consente serenamente di affermare che non si comportava come un brigante. Non ho potuto rinunziare a questo invito anche per una sorta di impegno morale nei confronti di mio nonno. Considerate che mio nonno Michele ha avuto 12 figli, molti dei suoi figli hanno dato il nome Michele al loro primogenito, solo di Michele Pezza siamo 4, per capirci. E ha voluto affidare a me il quadro originale di Fra Diavolo e documenti storici dell'epoca,
in particolar modo il decreto, il proclama che fa fra diavolo a Veleti quando nel 1799. E la figura di fra diavolo dunque mi ha accompagnato durante l'infanzia e l'adolescenza, ha continuato a seguirmi anche nella mia vita professionale ed affettiva. Mi sono laureato in medicina con una tesi sulla neurofibromatosi. E chi è il più famoso paziente con la neurofibromatosi? Il Gobbo di Notre Dame. Molti critici infatti ritengono che il grande scrittore Victor Hugo, autore del romanzo, si sia ispirato ad un paziente affetto da neurofibromatosi per immaginare il Gobbo di Notre Dame. Victor Hugo, figlio del generale Hugo e Brappò, fra diavolo, scrisse di Michele Pezza: fra diavolo personificava quel personaggio tipico che si incontra, come è stato detto precedentemente, che si incontra in tutti i paesi invasi dallo straniero, il brigante patriota, l'insorto legittimo in lotta contro l'invasore. Egli era in Italia il brigante patriota, era in Italia ciò che sono stati l'impassinato in Spagna, Canaris in Grecia e Abdelkader in Africa. Mi sono andato a rivedere la storia di questi tre personaggi storici, che hanno un comune tratto: l'aver lottato contro l'invasore per la propria terra. Per capirci, Juan Martín Díez era soprannominato l'impassinato, tale soprannome diede vita e lottava per gli spagnoli contro i francesi. E tale soprannome diede in vita in spagnolo al verbo impassinarse, ovvero persistere nel raggiungimento di un obiettivo. Abdelkader lottò per l'Algeria contro gli invasori francesi e lui, musulmano, di religione e di cultura musulmana, nei famosi massacri contro i cristiani compiuti tra il 9 e il 12 luglio del 1860 a Damasco, Abdelkader prese le difese dei cristiani. E lui, di religione islamica, come dicevo, riuscì a salvarli nel 1500. Quest'atto gli procurò la Gran Croce della Legione d'Onore, poi nel 1500 a Damasco, e suo discendente lo seguì in Siria e poi quello di Emilio, quello di Emilio. Parliamo dunque di veri eroi. Scrive ancora Vittorio Hugo di Fradiavolo che troppo inveterato e profondo era l'odio contro di lui e troppo interessata all'attività del nuovo regime a screditare quello passato per non lasciarsi fuggire l'occasione di fare dei suoi difensori altrettanti malfattori. Ci ricorda praticamente che i francesi vinsero, ma non si limitarono a questo. Vollero screditare i difensori del vecchio regno, etichettandoli come malfattori o briganti. Non penso sia necessario aggiungere altro se non lodare l'onestà intellettuale del grande scrittore Victor Hugo. Ancora oggi, nel mio ambulatorio, qualche paziente più acculturato, vedendo il mio nome, mi chiede se discendo da Fradiavolo. Alla mia risposta affermativa, spendo un paio di minuti per raccontare brevemente la sua storia e per cercare di togliergli l'appellativo di brigante e ristabilire la verità storica. Una paziente in particolare appassionata di storica mi ha regalato la bandiera borbonica, è venuta a studio e si è presentata con la bandiera borbonica come omaggio. Non per ultimo, ho sposato nel 2007 qui a Napoli una splendida ragazza di nome Valentina che mi ha donato due figlioli, Enrico e Francesco Pezza. Francesco, come si chiamava il padre di Fra Diavolo, ucciso dai francesi. Mia moglie ha origini francesi, il suo cognome è Carlo Magno, ed è per tale motivo che mio padre, il giorno del mio matrimonio, sorridendo, mi ha detto che forse con questo matrimonio è la volta buona che Fra Diavolo fa pace con i francesi. Concludendo, spero di non avervi tediato e di aver fatto luce con fatti storicamente documentati sulla vera figura di Michele Pezza, detto Fra Diavolo. Così, la prossima volta che qualcuno vi chiederà di parlargli di Fra Diavolo il brigante, voi potrete prontamente rispondere: no, prego, Fra Diavolo l'eroe. Se mi è concesso un minuto.